Io credo che non sia, scusa, non sia giusto commentare gli episodi singoli. Non credo sia giusto commentare gli episodi singoli, perché non rendono giustizia al disegno perfetto che ne è venuto fuori. Perché solo vedendo il disegno perfetto di quello che è successo, certo. E il disegno perfetto è quello 0-0 che c'è alla fine, con tanti risparmiati dal Brescia. Guarda con che forza gli ha dato sta gomitata. Fallo contro. Vi faccio una domanda. Se il tiro di Armand fosse finito fuori, o sul palo, o il portiere l'avesse presa, lui avrebbe fischiato? Ma no, allora perché ha fischiato? Perché la palla è finita dentro. Per annullare il gol, non per dare il fallo. Ma certo. È ovvio. Ma non è per fare vittimismo. Ma no, ma poi rischi di passare c'è per qualcuno che vuole il microfono da Micaela. Micaela, preparati se ti alzano la mano. Vai. E comunque domani scatterà una prova televisiva per un giocatore del Brescia, Bega, il quale ha bestemmiato in televisione. Allora, il Torino adesso ha fatto ricorso urgente per Bianchi. Deciderò e quindi non sappiamo ancora com'è. È la decisione di oggi che è ridicola a prescindere. Certo. È quello che resterà sempre, anche se gliela tolgono domani. Sì. Ok? Questo è chiaro a tutti? Ok. Sì. Domani il Torino ha chiesto anche di visionare, perché abbiamo i reperti di quello che ha detto quel signore lì. Sì, sì. E dopodiché, voglio dire, se il calcio è questo, voglio dire, allora, io vi dico una cosa, il calcio delle TV è nella testa del tifoso, questo è il calcio, non si può. Esatto, siamo schedati il calcio perché uno è imprecato con la bocca. Posso dire una cosa? Mi sono riservato una piccola cosa a dire a Franco Ossola. Franco, ascoltami. Allo stadio vengono anche i bambini, ok? E sono tutti dove? Sugli spalti. Non sono in campo, giusto? Secondo te, quale bambino, quale anziano, quale donna, quale uomo, ieri sera, dagli spalti, ha sentito o ha letto quello che Bianchi ha detto davanti alle telecamere? Allora Franco, a me e ai miei figli e ai miei nipoti non è giunta nessuna parola che possa fare del male alle coscienze. Non si sente niente, non si vede niente, vediamo una palla, vediamo i passaggi, vediamo i gol, questa maledetta televisione che io faccio ci porta nelle case lo schifo del genere umano, perché di quello si tratta. Non se ne sarebbe accorto nessuno, questo voglio dirti. Certo. No, certo, perché magari... Magari dietro di te c'è quello che bestemmia, voglio dire. È giusto, Franco, questo? È giusto questo? Dunque, scusatemi, ci sono delle regole o no? Ma chi è che si arroga? Si è arrogato il diritto di dire se è una D o se è una Z. No, è una, infatti, non è lui, secondo me, da quello che ho visto, non ha bestemmiato. Sì, ma secondo il caso di interpellare il problema sta a monte, che domani andrà a fare una perizia. Il problema sta a monte, sta a monte. Come si fa a immaginare? Zeta. Come si fa a immaginare? Scusami, zio, non volevo. Ma appunto, poi questi poveri zii, stavo discutendo con Cristina. Scusate, sono zii tutti, del mondo. Sono tutti così maltrattati, poveretti. Animali. Il cane è il miglior amico dell'uomo, quindi anche degli zii. Zio cane. Il cane è il migliore amico dell'uomo. No, quello che dico è tutto a monte, cioè... Ma è ridicolo. È questa serie di cose inanellate una dietro all'altra, incominciando, ripeto, da quelle che sono state... Le avvisaglie del presidente del Brescia, io me l'aspettavo tutto questo pasticcio, al di là del fatto che loro hanno per temperamento e per tradizione, Brescia ha sempre avuto un campo e una squadra ostica, brutta e difficile. Quello che amareggia di più di tutto è che perdiamo di vista comunque la prestazione che, pur, come dicevo con lui, con dei limiti che ci sono sempre stati in questa squadra, è stata secondo me una prestazione il massimo che poteva essere. Questa squadra meritava di vincere ieri sera. Poi è chiaro che non era in grado di vincere 3-0, però quell'1-0 che abbiamo fatto ci stava tutto. Io invidio molto Cairo, che ha ancora fiducia nella classe arbitrale, sinceramente, come hai detto tu. Ma non poteva dire diverso, ci mancherebbe ancora se, altro. Se va a finire in altro modo si chiude baracca. Come ti sentiamo a caldo cosa ha detto ieri sera Colantuono, sentiamo anche il mister. L'importante è che noi abbiamo fatto una grande gara, poi il resto se hai punti o non hai punti non mi interessa, il Torino ha fatto una bella partita, tatticamente perfetta, primo tempo in maniera particolare, quindi sono molto contento. Certo, ora bisognerà cercare di vincere a Brescia, ma tanto siamo abituati noi
alle Mission Impossible. Di quello mi dispiace, dell'episodio finale è una scelta dell'arbitro, non lo commento, non mi interessa nulla, e non l'ha dato, quindi andiamo avanti così. Magari di quelle intimidazioni iniziali non mi sono piaciute, quello onestamente l'andavo a evitare, ora vedremo quello che faranno loro, se sono così sportivi da fare una cosa del genere, lo vedremo, va bene, andiamo a vedere, non so cosa pensa di fare il Brescia, non mi interessa, io penso solo al calcio a giocare, qua ancora non è finito nulla, ci sono ancora molte cose da dire. Bene, andiamocela a giocare in poche parole, per i biglietti Maurizio com'è allora? Allora, i biglietti cominceranno, cioè la vendita comincerà domani mattina alle ore 10 per il settore ospiti, gara di ritorno, vabbè, dice... è priva di limitazioni l'acquisto di biglietti per i residenti a Brescia e non, altrimenti bisogna acquistare un solo biglietto per spettatore e c'è l'incedibilità del titolo, quindi okay. Un se biglietto tu, a testa, ci sono 2165 posti domani mattina alle 10. Non per consolarci, volevo solo farvi vedere, poi lo presenteremo meglio nelle prossime puntate, questo DVD che è appena uscito, lo trovate al Granata Store, la partita integrale del 3-2 del derby nel 1983, Bonesso Torrisi, Franco non sorride, Dossena e Torrisi, 9,90€, persino un prezzo ottimo che si va ad aggiungere al DVD su Pulici e sulle orme del Grande Torino. Bene, siamo quasi in chiusura, ma Gianmaria. Sapessi quante robe nel cervello che vorrei ancora dire e tutto lì che gira. Come finisce domenica? Domenica, cosa vuoi? Andiamo là e ci giochiamo tutte le nostre carte. Vedremo se reintegreranno Bianchi, altrimenti sarà molto duro, insomma. Mauro? Sono terribilmente scettico, vorrei che per una volta capitasse un qualcosa che non ci fa arrivare sempre lì e che poi ci fa vedere quello che c'è dopo. Franco, ma io credo che la squalifica di Bianchi verrà revocata, perché sarebbe una cosa veramente vergognosa davanti alla quale dovrebbe insorgere mezza Italia. La partita ce la giocheremo, nel senso che dovremo stare decisamente attenti, perché il loro registro sarà diverso, qui sono venuti per non perdere, sì, e là, sì, e là giocheranno un'altra partita, su questo non ci sono dubbi, aggiungendo il fatto che se qui hanno usato violenza, posso immaginare che là si sentano autorizzati, se non ci sarà una terna arbitrale più che attenta, si sentano autorizzati a ripetere. Bene, allora se poi vogliono che la gente, si ribelli poi sul serio, allora, poi le cose cambiano. Beh, io dico che sarei contento e sono sicuro che la nostra squadra andrà a giocarsi la partita come ha fatto diciamo quasi in tutto il giro di ritorno, che abbiamo visto i filamenti degli uomini, sì, non sono dei fenomeni, però ci hanno andato di tutto, sono finendo in crescendo, c'è trovato una simbiosi con la curva spettacolare, una curva favolosa in casa e fuori, quindi io faccio i complimenti a tutti quanti noi tifosi e ai ragazzi che sono andati in campo, bravi, siamo contenti così, poi ce la giochiamo fino alla fine. Maurizio Secco, Brescia Torino. Ah no, con Bianchi in campo, noi abbiamo tutti i titolari. Senza Bianchi? Li demoliamo uguale. Bravo. Anna? D'accordo con Maurizio. D'accordo, benissimo. Allora, una piccola dedica, che vuole essere una dedica veramente a tutti i nostri tifosi, ho scritto 3 righe per voi, fate le vostre, perché questo è la verità, regia, abbiamo questa grafica con il nostro inno, la maratona, la nostra curva, che poi vale quanto la primavera. Tu sei il toro e avrai per sempre una forza superiore per resistere e abbattere ogni ostacolo sorretto e sospinto da quella meravigliosa, imponente e inesauribile marea composta da uomini, donne e bambini granata che, grazie al loro amore, l'infinita passione e l'immutato orgoglio, travolgeranno ogni cosa pur di spianarti la strada verso la meritata vittoria, toro! Bene, ok, siamo alla fine, grazie al pubblico di stasera, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito da casa, vogliamo lasciarci con il nostro solito motto, non molliamo ragazzi, crediamoci sempre, qualunque cosa accada, noi siamo il toro, zio cane, forza toro!